Gazzetta della Spezia, ci troviamo al comune di Luni, dove è stato appena reso ufficiale che Alessandro Silvestri è il nuovo sindaco di Luni. Che cosa stai provando in questo momento? Beh, un misto di rilassamento, incredulità, soddisfazione per il coronamento di un sogno che comunque ha sempre accompagnato la mia carriera politica. Sarei insincero se dicessi che questo, per una persona che comunque fa un mestiere e vive di altro, però a livello locale è il coronamento di un'ambizione politica, per cui un misto di tutti questi sentimenti, tutti positivi per ora, consapevole che la campagna elettorale è stata un grande gioco improntato al fair play, improntato alla spiegazione dei programmi. Adesso inizia l'attività vera e propria, che sicuramente è molto più complessa ed anche molto più impegnativa. Sei soddisfatto dei risultati della sua lista? Sono soddisfatto e dispiaciuto, ma era una cosa che dovevo metabolizzare subito, del fatto che abbiamo lasciato per strada quattro persone perché avevamo costruito una lista dove non c'erano rimpiazzi, era una lista dove giocavano tutti i titolari, tant'è che è passata la ragazza più giovane, che forse sulla carta era quella diciamo che aveva minor chance, e sono rimaste a casa persone di esperienza e di valore, quindi una grande soddisfazione complessiva, con il rammarico di aver dovuto, per i giochi della democrazia, lasciare quattro persone a piedi, le cui capacità e potenzialità e attitudini cercheremo comunque di valorizzare in corso di legislatura, perché ritengo che la squadra sia stata una squadra coesa, motivata e capace, e quindi credo che nessuno debba essere lasciato per strada. Lei è stato appena proclamato sindaco con 1784 voti. Che cosa intende dire alle persone che appunto l'hanno votata? Beh, la cosa che vado ripetendo a tutte le veramente centinaia di persone che mi hanno mandato messaggi e mi hanno in qualche maniera impegnato dalle 7 di questa mattina a rispondere, che mi rendo conto della grande responsabilità, sono lusingato e la preoccupazione più grossa è quella di riuscire ad essere all'altezza delle aspettative. Infine, ha già idea di quando convocare il primo consiglio comunale e quali temi ha intenzione di trattare? Assolutamente no. Questa sera abbiamo una prospettiva molto più breve, ci incontreremo con le persone che ci hanno sostenuto, faremo un piccolo ringraziamento e poi parleremo con i partiti che hanno sostenuto questa coalizione, cominceremo a ragionare di politica. Voglio aggiungere un dato, che le modalità con cui è stata costruita questa coalizione, senza le primarie, senza divisioni, senza litigi, quindi improntata ad un disegno politico condiviso, mi impone di tenere in considerazione tutte le forze politiche che hanno dato il loro sostegno alla mia giunta, anche quelle che non hanno avuto rappresentanze consiliari. Quindi il primo obiettivo sarà quello di costruire una giunta che sia al tempo stesso efficace, ma anche rappresentativa di tutte le forze politiche che hanno concorso a questo successo elettorale, a prescindere dal fatto che siano riuscite ad eleggere o meno i loro rappresentanti in giunta, in consiglio. Grazie mille. Grazie a voi.